Benvenuti ragazzi, siamo tornati qui con un nuovo video. Allora, oggi come avete letto dal titolo, andremo a fare il confronto fra le due squishy pasta magica. Allora, andremo a confrontare la squishy pasta magica normale, la Crystal Gems, la zaffiro blu, e poi quella nuova che è uscita, la pasta squishy pasta magica perlata profumata. Questa qua è petali di luna ed è crunchy. Guardate. Perché a me, se non sapete, mi piacciono i colori viola e blu. Appunto, sono tutte e due glitterati. Solo che questo qua è con le perle, quindi è crunchy. Poi sono tutte e due della Dynamix. Non so perché questo qua è colorato e questo qua no. Va bene, comunque direi di cominciare aprendo questo. Allora, questo qui si presenta così. Appunto, sa di ciliegia, non so perché non mi sta il zaffiro blu. E questo invece di quello là, crunchy, è un po' più duro. Non so il perché. Quindi, allora, aspettate, anche questo. Di questo qua, se volete un video assieme, ve lo farò. Allora, già vedendo, ne faccio un attimo due palline. Allora, già notando, questo è più grande e questo è più piccolo. Quindi, anche se le scatole sono uguali. No, allora, questa qua della crunchy è un po' più grande. Poi, già notando, questa è più brillantini e questa ne ha meno. Poi, questa è perlata e questa no. Questa le palline e questa no. Poi da qui non si può vedere niente, quindi le prendiamo e vediamo, incominciamo a vedere l'elasticità. Aspettate. Guardate quanto è perlato. Allora, io mi sono messa sul nuovo piano da lavoro. Guardate, aspettate. Quindi questo è molto più morbido. È perlato, ha le palline e ha un po' di glitter, anche se non si vedono. Cioè, io vi devo far vedere quanto è perlato, aspettate. Aspettate. Cioè, quello in realtà è viola. Però guardate. Quindi questo, ok. Adesso andiamo a vedere la pasta magica normale. Questa è un po' più dura. E niente. Anche questa fa un po' di bollicine, ma non tante. E niente, elasticità 10-9. Poi la flaffosità. So che nessuno ce l'aveva di tutti e due, però vabbè. Andiamo a vedere questa. Allora, questa leggero, invece andiamo a vedere questo. Sì, hanno tutti e due la stessa flaffosità, quindi 6. Poi
andiamo a vedere quando l'andiamo a schiacciare invece. Aspettate. Allora. Aspettate. Allora. No, perché? Ah. Andiamo a schiacciare tutti e due insieme. Cioè, prima questo e poi questo. Allora, se lo vado a schiacciare è più morbido questo. Quindi 10 e 9. 10 e 9. Poi andiamo a vedere quanto è butter. Allora, prima questo. E così appunto. Non tanto. Invece andiamo a vedere questo. Allora, questo è molto più butter a dispetto di questo. Quindi 10, questo qua un 8. Quindi ragazzi, come avete già capito, a me piace di più questo e poi questo, cioè è più bello. Allora, niente. Questo qui è appena uscito, ne manco tre giorni e lo sono andata a prendere perché già questo ho fatto crunchy e mi piaceva. E poi, penso che tutte... No. Questo qua non è limited edition. E poi guardate. Allora, guardate la differenza tra i tappi. Allora, differenza. Qui non c'è scritto limited edition e qui sì. Qui non c'è scritto crunchy e qui sì. Vabbè, questo è uguale. Poi qua non sta scritto non secca, scoppietta, rimbalza e si modella. Adesso andiamo a vedere se quale è più grande, se più grande, se più piccolo, se è uguale. Allora. Allora, è un po' più grande, tipo di mezzo centimetro questo. Poi questo appunto si vede bene lo slime qua, si vede il cristallo, il zaffiro blu. Poi qui c'è scritto perlata profumata, invece qua Crystal Gems. Poi qui è brillantinato e qui no. Qua c'è scritto pasta e anche qui è brillantinato e qua no. Niente. Ah, poi qui ci sono le palline. E qui no. Qua c'è un cielo glitterato. Niente. A me piace di più questo, non c'è il perché. Però a me piace di più questo. Allora, innanzitutto perché è crunchy. E poi c'è cioè, perché il, cioè, proprio il fatto di essere perlato mi piace. Questo un po' di meno perché non è crunchy, ma si sì, è pieno di glitter. Quindi questi erano i due prodotti della Skifido. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, commentate e lasciate un mi piace. Ciao!